L'avvento dell'informatica ha segnato una rivoluzione nel settore delle carte geografiche, come può testimoniare GeoFormap, una realtà nata a Novara come spin-off dell'Istituto Geografico De Agostini. Buongiorno a tutti, sono Giuliani. GeoFormap, che è la società più grande d'Italia a livello di geografia e cartografia, qui siamo nel centro adesso dell'innovazione della cartografia. Infatti, quello che noi vorremmo farvi vedere in questo giro della geografia, della cartografia all'interno della nostra società, è l'evoluzione che si è avuta dalla cartografia che prima veniva fatta in De Agostini in forma tradizionale, quindi con le pellicole, con diversi lavori manuali come poteva essere lo sfumamonti, come possono essere questa carta, questo planisfero fatto in lingua inglese, oppure questa tavola di cartografia che veniva fatta in tedesco. Giusto per darvi un'idea, fare una tavola di questo genere voleva metterci 3.000 ore. 3.000 ore di lavoro per riuscire a disegnare una carta di questo genere, dove nel reparto di cartografia venivano coinvolte, ovviamente non in questa tavola, più di 200 persone. Adesso, con le nuove innovazioni, con i nuovi sistemi formativi territoriali, con ovviamente computer e la ricerca fonti tramite internet, ma non solo, quindi con tutta una serie di informazioni che possono essere reperite online, con 20 persone riusciamo a, e quindi con poche ore a tavola, parliamo di 8-10 ore a tavola, a generare dalle nostre banche dati delle nuove cartografie diverse a seconda dei nostri potenziali clienti, che possono essere olandesi, cinesi oppure anche americani. Adesso andiamo a vedere come viene generata una carta partendo da una banca dati, quindi tutte quelle regole cartografiche e geografiche che noi assegniamo nel momento in cui noi decidiamo per un cliente o per noi stessi di fare una visualizzazione cartografica. Tra i diversi utilizzi editoriali di una carta geografica, che vanno dallo studio della storia agli itinerari turistici, ecco alcuni passaggi per la realizzazione di una mappa per un atlante. Dopo aver estratto dalla banca dati le informazioni vettoriali, aree, linee, punti e testi, e i dati raster, per esempio le immagini degli sfumi, si procede alla simbolizzazione, in modo da ottenere la rappresentazione cartografica voluta. Nel mondo digitale i dati geografici vengono immagazzinati in delle banche dati sotto forma di linee, di vettori, di insieme di punti. Abbiamo ad esempio le linee di costa, l'identificazione delle linee di costa, i fiumi, un layer in cui ci saranno segnalati i fiumi, un altro layer, un altro livello in cui sono inseriti i laghi, un altro livello ancora per i confini, un altro livello per le strade e così via. Il problema del mondo digitale è che, come si può vedere, questi vettori sono poco sensati, quindi una persona, se dovesse vedere semplicemente il livello database, avrebbe una difficile comprensione dell'informazione geografica. Andiamo a vedere, ad esempio, una strada ha sicuramente molte curve, molte tornanti, è molto complessa, e per poterla disegnare in un atlante geografico bisogna in qualche modo semplificarla. Questo è il lavoro che fa il geografo, che parte da una base dati cartografica molto complessa e la semplifica cercando di trovare quelle linee che descrivono l'informazione geografica che si vuole far apparire. La costruzione della mappa è organizzata in una sequenza di strati sovrapposti, layers, che ne determineranno l'aspetto finale. All'inizio della sequenza sono posizionate le tinte altimetriche e batimetriche, seguite dalle immagini degli sfumi dei monti e dei mari, che conferiscono un aspetto più tridimensionale alla mappa. Successivamente vengono rappresentati i confini sulla terra e sulle acque. A questo punto vengono inseriti elementi relativi all'attività dell'uomo, come la viabilità, strade, autostrade, ferrovie, eccetera, e i limiti dei parchi naturali. A seguire si posizionano i simboli dei cosiddetti elementi puntuali, vette, cascate, punti di interesse, e i circoletti delle città, o le piante, se la scala lo consente, per poi visualizzare la toponomastica,
ossia i nomi dei luoghi, spesso con sottolineature per evidenziare i più importanti come capitali e capoluoghi. In ultimo, gli elementi astratti, costituiti dal reticolo geografico, dai testi relativi ai gradi di latitudine e longitudine. L'ultima fase è l'impaginazione, in cui si assemblano le varie parti cartografiche, la mappa principale con gli eventuali inserti e i cosiddetti elementi marginali. Si tratta della barra cromatica con le tinte altimetriche e batimetriche, la scala grafica, il titolo, fotografie o altri oggetti grafici. Ora la tavola cartografica è definitivamente conclusa. Tra le tecniche specifiche della cartografia, un posto di rilievo è occupato dalle cosiddette maschere selettive o riserve. Si tratta di un accorgimento per migliorare la leggibilità dei nomi presenti in mappa, creando una sorta di alone chiaro attorno ai nomi. Ad esempio, Sacra di San Michele ha altri nomi, Stura di Lanzo, ad esempio, un nome blu. Applicando le maschere, queste regole, ecco che il nome Basilica di Superga, anche in questo caso, rimane più leggibile perché viene riservato sui tratti rossi che rappresentano le strade. Il nome blu Stura di Lanzo invece viene riservato sempre sul tratti delle strade rosse per essere sempre più leggibile. Quello che tutti i nomi vengono riservati sullo sfumo dei monti in modo da dargli maggiore leggibilità, ma una particolarità è che per esempio il nome Pianezza o il nome Collegno non riservano i tratti rossi delle strade, ma solo quelli neri che rappresentano le ferrovie. Il comportamento di ogni singola maschera dipende dalle caratteristiche del nome e dagli elementi sottostanti. Dal celebre calendario Atlante nasce su internet l'applicazione Dea Wing, che offre in tempo reale l'elaborazione di centinaia di migliaia di dati statistici. La rappresentazione mediante planisfero colorato a differenti tonalità e il sottostante grafico a istogrammi permette di rappresentare ciascuno dei 400 indicatori su un periodo di 16 anni, con informazioni geoeconomiche per ciascun paese. Come ha scritto il cartografo olandese contemporaneo Hans van der Marel, le mappe sono la nostra passione. Amiamo farle, amiamo parlare di loro e fortemente crediamo nel potere della comunicazione geovisuale.